È il cuore del complesso e delicato sistema di comunicazioni del Dipartimento della Morte. Questo tubo rosso mi è familiare. Mercedes Coloma, cliente numero 9308, bla bla bla, morta di varicella, ora del decesso, eccetera, eccetera. Attributi positivi, volontariato come lettrice di fiabe ai bambini malati. Buono, maledettamente buono. A noi due, Mercedes Coloma, è il cielo che ti manda. Glottis, sei pazzo? Cos'hai nella testa? Questa è un'auto della compagnia. Sì, e adesso fa ancora più compagnia. Salta su! Olè! Yuhu! Buenos dias. Siete l'infermiera? No. Non siete qui per la medicazione? No, ma posso alleviare il vostro dolore. Non mi hanno salvata, vero? No, ma voi potete salvare me. È una grossa responsabilità, Mr. Calavera. Cosa vi fa pensare che sia stata così buona? Miss Colomar. Meci, per favore. Meci. Ve lo leggo in faccia. E anche nel vostro file, dove è scritto che siete titolare di un biglietto di prima classe per... nessun posto. Cosa? Ho fatto qualcosa di male. Non secondo il vostro curriculum. Era immacolato. Almeno la parte che ho letto lo era. Non sono sicura di gradire il sottinteso, Mr. Calavera. L'unico sottinteso qui è che sono licenziato. È per qualcosa che ho fatto? Siete sicura di essere Mercedes Colomar? Sì. Volete vedere il mio atto di nascita? Certo. Dov'è? Ovunque abbiate messo la mia pelle. Non c'è niente nel vostro passato che non mi avete detto? Parecchio, considerato che non vi ho detto nulla. Avete ucciso parecchio quando eravate in vita? Molto poco. Mai ucciso nessuno? Devo confessarlo. Non ho mai ucciso nessuno. Nemmeno un piccolo cadaverino? Forse non mi sono impegnata abbastanza. Rubavate nei negozi? Beh, mi hanno accusato di ciò una volta. Davvero? Ma non era colpa mia. Quel pupazzo mi seguì fuori dal negozio. Oh. Maltrattamenti agli animali? Oh no, io amo gli animali. Una volta ho fatto la volontaria in un rifugio per cani. Basta così, per favore. Mai evaso le tasse? Non ho mai pagato le tasse in vita mia. Non ho mai guadagnato abbastanza per pagare le tasse. Sapete, ho lavorato quasi sempre come volontaria. Mai tradito vostro marito? Mr. Calavera, non ci sono anelli al mio dito. Non c'è nemmeno pelle. Allora temo che dobbiate credermi sulla parola. Cartacci? Oh, Manny, è questo il meglio che sapete fare? Aiutatemi, Meggy. Datemi un po' di marcio. Beh, potrei fare qualcosa di cattivo adesso, se potesse servire. Non conta, mi dispiace. Ci rinuncio. Non dite così, Manny. Mi dispiace di causarvi tanti problemi, Mr. Calavera. Nessun problema, ma per favore, chiamatemi Manny. Non riesco a capire. Perché non riesco a trovare niente di buono per Meggy? È molto carina. Mi dispiace di avervi deluso, Manny. Ossetto, nel mio ufficio, ora! Hai danneggiato le attrezzature della ditta per ottenere informazioni segrete. Hai preso possesso di un'auto illegalmente modificata. Hai un autista non registrato. E come non bastasse, hai fregato Domino!
È tutto per sottrarre un cliente al suo legittimo agente! Non c'è niente di legittimo in questo posto. Dai clienti migliori a Domino. Manny, adesso sono veramente imbarazzato per te. Hai messo in imbarazzo tutto l'ufficio! Chiamerò qui la donna, così potrai farle tu stesso le tue scuse! Eva, fai entrare Miss Colomar, per favore! Se n'è andata da un quarto d'ora, signore. Ha detto che l'aspettava una lunga camminata e voleva partire presto. A piedi! Aveva un biglietto per il numero 9. Perché pensava di dover andare a piedi? È il miglior pacchetto che ho trovato. Adesso capisci perché do tutti i clienti migliori a Domino! Quella donna era una santa e aveva diritto a un biglietto doppia N che non avrà mai, perché tu non lo hai trovato! E adesso, per colpa della tua stupidità, lei è là fuori, da sola, che cammina nella foresta pietrificata, tra i demoni del mondo sotterraneo, senza protezione! Questa è la sua ricompensa per una vita di abnegazione e di pubblico servizio! Il suo destino rubato da uno stupido venditore ambizioso alla ricerca di una grossa commissione che non si merita! Entra qui e restaci, finché i ragazzi giù in città non ci diranno cosa farne di te. Qualche testa deve cadere per questo, Calavera, e non sarà la mia. Ehi, ce ne sono lì fuori? Allora, Manuel, hai riflettuto su ciò che hai fatto? Sto pensando di uscire e regolare i conti, ecco tutto. L'unica via d'uscita, Manuel, è tornare sui propri passi. Se sei veramente fedele a questa compagnia, gridalo ad alta voce. L'amministrazione potrebbe sentirti e metterti di nuovo al tuo posto. Il DDM gioca sporco e io intendo provarlo. Faresti questo? Ciò causerebbe all'agenzia un sacco di problemi. Porterò a galla il marcio che c'è in questo posto. Ragazzo, tu sei un nemico del Dipartimento della Morte. Benvenuto nel club. Salvador Limones, e amico. Dove mi porti? Al quartier generale della AAP. AAP? L'Alleanza delle Anime Perdute. Siamo un piccolo gruppo, Manuel, ma sempre alla ricerca di nuove reclute. Per fare che esattamente? Ci serve aiuto nel settore spionaggio. Conosci Eva, naturalmente. Manny? Una volta ero un mietitore come te, Manuel. Ma scoprii una rete di corruzione nel nostro caro Dipartimento della Morte. Ho ragione di credere che l'ufficio acquisizioni stia truffando le anime che invece dovrebbe servire. Penso che qualcuno stia derubando queste povere anime ignare del loro legittimo destino, senza lasciar loro altra scelta che quella di un pericoloso sentiero di lacrime. Soli e indifesi. Come bambini, Manuel. Come bambini. Hai delle prove? È compito tuo, Manuel. Dovrei chiamarti Agente Calavera. Manny è sufficiente. Non voglio unirmi a nessuna organizzazione militare, Sal. Rivoglio il mio posto per pagare il debito e andarmene da questa fogna. Beh, non potresti nemmeno lasciare la città senza il mio aiuto. Il che significa, naturalmente, che non riusciresti a trovare quella donna e non riavresti mai il tuo lavoro. Quando sarai pronto ad unirti alla causa, Manuel, allora torna da me. Potremmo renderci utili a vicenda. È la gemella malvagia della segretaria del mio boss. Sono proprio io, dolcezza. Quindi non sei veramente una segretaria? Sono una spia, Manny. Beh, questa è l'ultima volta che utilizziamo quella agenzia. Niente messaggi per me? Sì, arruolati o muori. Ma sono già... Ancora. Da quanto tempo sei una spia? Salvador mi ha reclutata più o meno un anno fa. Non ho potuto resistergli. È così... nobile. A cosa stai lavorando? Sto tentando di far funzionare questa radio per poterla usare in missione. Sembra senza speranza. Salvador ha ragione. Ci servono i buoni, vecchi piccioni viaggiatori per comunicare con gli agenti sul campo. Avete degli agenti? No. Per il momento siamo solo io e Sal. Ma un giorno, Manny... Copal si starà chiedendo dove sei. Don e Domino si sono chiusi nell'ufficio di Don, assieme ad un pezzo grosso di città, un ciccione col fez.
Mi chiedo chi sia il grassone e come sia coinvolto in questa storia. Eva, devi farmi uscire dalla città. Vogliono germogliarmi. Non puoi andartene, Manny. Per scoprire cosa sta succedendo, ci serve l'accesso alla rete del DDM. E non possiamo accedere senza un venditore come te. Il computer esegue un riconoscimento all'accesso. In che modo? Impronte digitali? Non le ho. I denti, Manny. Hai mai notato che il computer ti scansiona i denti all'accensione? Credevo fosse uno sbalzo di tensione. Ci servono i tuoi denti, Manny. Non possiamo lasciarti andare. Mi dispiace. Quindi non hai intenzione di aiutarmi? Mi dispiace. Aiuterò te, ma non i tuoi denti. Pensaci su. Non capisco. Nemmeno io, Manuel. Non ancora. Ok, sono con voi. Cosa devo fare? Sto costituendo un esercito segreto di anime per combattere le ingiustizie che si annidano qui, a El Midollo. Le comunicazioni diventeranno di vitale importanza quando l'alleanza delle anime perdute si espanderà. Avremo bisogno di messaggeri fidati. Vuoi che diventi il tuo messaggero? No, Manuel. Siamo ancora in pochi e i nostri agenti sono troppo preziosi per esporli così. La storia ci insegna che c'è un solo tipo di messaggeri che possano servire a una causa come la nostra. Piccioni viaggiatori. Se catturo qualche piccione sul tetto, poi mi lascerai andare? No. È necessario allevarli dalla nascita, agente Calavera. Mi servono le loro uova. Sai qualcosa che io non so? Ti sei mai chiesto perché i tuoi clienti, perfino i migliori, non si trovano mai riservati i pacchetti viaggio che si meritano? Sì, soprattutto l'ultima, Meggi. Ebbene, essi hanno quelle prenotazioni, Manuel. Lei in particolare. Ma in qualche modo qualcuno che ha accesso ai loro file ruba le loro giuste ricompense. I loro dolci al di là. I loro biglietti per il numero 9? Precisamente, amico. Che se ne fanno dei biglietti? Un biglietto per il numero 9 è come una foglia d'oro, Manuel. Specialmente per coloro che sono morti con una reputazione alquanto discutibile. Qualcuno qui si arricchisce vendendo biglietti per il paradiso. Ma il denaro non è importante qui. Tutti vogliamo andarcene e basta. Tu te ne vuoi andare, Manuel. E anch'io, prima o poi. Ma per alcuni questo mondo è tutto. Essi hanno deciso di trovare il piacere e la felicità qui, nell'ottavo mondo. E per questo servono soldi. Mi stai trattenendo qui perché ti servono le uova? Sei ancora qui, Calavera? Procurami un aiuto aereo prima che schiudano. Questo è tutto ciò che devi sapere, soldato. Viva la rivoluzione! Questo computer è spento. Abbiamo recuperato questa unità quando la compagnia l'ha buttata, ma non riusciamo a farla funzionare. Quando ci riusciremo, avremo bisogno di te per introdurci nel sistema. Me ne sarò già andato da un pezzo. Staremo a vedere, Manuel. Nessun desiderio di adottare un piccione. L'ufficio di Dom è vuoto. Cosa? Sembra un pezzo di corallo scintillante. Non c'è nient'altro qui. Non nasconde nemmeno la bottiglia nel cassetto. Che razza di venditore è? Congratulazioni per il tuo nuovo lavoro, Domino. Hector.
Proverò a indovinare la sua password. No, non è Golden Boy. Proverò a indovinare la sua password. E nemmeno Mr. D. Neanche Dommy. Arrogante truffatore non funziona. Temevo che fosse Eva. Beh, ama la box, ma non è quella. Non è avido. Non è vanitoso. Non è sudicio. Ci rinuncio. Questi diplomi sono carta straccia. Se l'è messo in bocca a Domino. Beh, adesso conosco il sapore di Domino. Chissà se Domino lo userebbe così. Ehi! Attenzione! Non mi piace l'aspetto di quei piccioni. Toglietemeli di dosso! Via, uccellacci! Vi avverto, gallinacci, abbiate più rispetto. Il vestito no! È l'ultimo che mi è rimasto! Ah! Forse questo li spaventerà, forse. Andatevene, luridi insudiciatori di cornicioni!
Ecco da dove vengono quei piccoli delinquenti. Ora verrete con me, giovani virgulti, perché io sono il tristo mietitore. Ehi, che ne hanno fatto di Glottis? Sembra che distribuisca qualcosa chiamato Riempident. Riempident. Buono per i denti, ottimo per i paradenti. I miei denti si sono impressi perfettamente e mi ha lasciato anche un leggero retrogusto gessoso.